Marchigiani alle urne ieri e oggi per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare il consiglio in 28 comuni. In provincia di Pesaro Urbino il primo a festeggiare è stato il sindaco uscente di Mercatino Conca, Omar Lavanna, che si candidava per il terzo mandato. Già con i dati dell'affluenza di domenica sera aveva superato il quorum del 40% necessario per la validità dell'elezione, essendo l'unico candidato. Come lui, ha fatto una corsa in solitaria anche il primo cittadino uscente di Gradara, Filippo Gasperi, confermato oggi dai suoi concittadini, che dunque gli hanno rinnovato la fiducia e superato il 46% di affluenza. A Colli al Metauro, l'assessore ai lavori pubblici Pietro Briganti ha avuto la meglio sullo sfidante Candio Curina, geologo di 70 anni ed ex dirigente scolastico. Vi ringrazio tutti i miei concittadini per il grande risultato che abbiamo ottenuto. Ringrazio tutta la mia squadra al completo perché mi sono stati vicino e hanno consentito di ottenere questo bel gran risultato. Da domani ci metteremo subito al lavoro per far crescere Colli al Metauro, per portare a termine tutti quei progetti che abbiamo illustrato nei numerosi incontri avuti con i cittadini. Quindi inizieremo a realizzare marciapiedi e piste ciclabili e soprattutto a mettere in sicurezza tutte le scuole dove ogni giorno i nostri ragazzi passano gran parte della loro giornata. Sfida 2 anche a Fermignano e Mondavio, dove sono stati riconfermati i sindaci Emanuele Feduzzi e Mirko Zenobi. Quest'ultimo ha ottenuto 71,40% delle preferenze, battendo Girolamo Martino. Beh, c'è tanta emozione, tanta soddisfazione perché comunque viene premiato in parte un lavoro degli ultimi anni, ma poi c'è anche la soddisfazione per tutta la squadra. È stata una squadra ampiamente rinnovata, tanti giovani, tante persone nuove e quindi tanta soddisfazione credo per tutto il gruppo. È stato un lavoro di squadra, non solamente del candidato. Feduzzi invece, farmacista di 39 anni, ha vinto per il centro-sinistra con Fermignano Futura. Ha chiuso la sua corsa con il 59,78% dei consensi contro Delfina Betonica, 70 anni, ex insegnante e dirigente scolastico. Non mi aspettavo una vittoria così larga, una vittoria che ci ripaga dei tanti sforzi fatti in questi 5 anni e del lavoro che abbiamo fatto. Una vittoria che ci ripaga anche delle cattiverie che ci sono state dette in questi giorni e una vittoria soprattutto che ripaga tutti i fermignanesi, che ringrazio per la loro fiducia, per la fiducia che hanno dato a me, a tutta la squadra e a tutti i miei collaboratori. Grazie Fermignano. A tentare il bis nella sua città è stato anche Nicola Barbieri, 32 anni, che ha ottenuto più dell'84% dei voti, una vittoria schiacciante contro l'unico avversario, Anteo Bonacorsi, 52 anni, agente di commercio e segretario locale del PSI. È un risultato storico, siamo davvero contenti, una grande percentuale. E quindi ringrazio tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, che hanno riconosciuto il lavoro fatto in tutti questi 5 anni e hanno capito il nostro progetto civico e la validità del nostro progetto civico. Quindi siamo davvero molto molto contenti, tutta la squadra di Fare Città. Nell'entroterra invece occhi puntati, in particolare su Fossombrone, dove l'imprenditore della moda e della ristorazione ha avuto la meglio sui suoi 3 sfidanti. Massimo Berloni è il sindaco che guiderà la città della media Valmetauro per i prossimi 5 anni.